I social network sono come il tabacco e le armi. La città di New York li ha dichiarati un pericolo per la salute pubblica e il sindaco Eric Adams ha accusato TikTok, YouTube e Facebook per il peggioramento della salute mentale di milioni di ragazzi americani. Di ricerche che studiano il rapporto tra smartphone e ansia ce ne sono a bizzeffe. Da quando sono in commercio, ovvero intorno agli anni 2000, è stato registrato un costante peggioramento della salute mentale, soprattutto tra i più giovani. E il fatto che ci sia una correlazione però non indica necessariamente un rapporto di causa-effetto. Gli smartphone, in quanto tecnologia, ovviamente non sono un danno di per sé, non più di quanto possa essere una lavatrice. Oddio, magari qualche fissato per la lavatrice c'è, ma si tratta di casi isolati. Il problema degli smartphone è che sono oggetti che portiamo sempre con noi e che funzionano da catalizzatore delle nostre emozioni. Per esempio, intensificano il confronto. Non siamo mai abbastanza magri, non abitiamo in case abbastanza belle, non abbiamo ottenuto abbastanza successo. Inoltre, dice l'MIT, l'Istituto di Tecnologia di Boston, rubano la nostra attenzione e in definitiva ci rendono più stupidi. Le continue notifiche delle applicazioni, dei messaggi, delle telefonate, delle email sono interruzioni alla nostra concentrazione. È la tempesta perfetta del degrado cognitivo, hanno detto. E questo perché il nostro cervello riesce a gestire uno o due pensieri contemporaneamente, non di più. Quindi quando guardiamo la televisione, abbiamo il computer sulle ginocchia, sbirciamo il telefono, magari stiamo anche prendendo appunti, ecco, ci illudiamo di stare facendo tutte queste quattro cose bene. In realtà tutti questi compiti sono come palline nelle mani del nostro cervello, che è come se fosse un giocoliere. Passiamo cioè da un compito all'altro, ma per farlo il nostro cervello deve riconfigurarsi in continuazione. E tutto questo ovviamente ha un costo in termini di tempo e in termini di prestazione, ovvero ci mettiamo più tempo e di solito facciamo le cose peggio. Ecco, tutte queste cose più o meno a grandi linee le sapevamo già, quindi perché continuiamo a farle? Una risposta c'è e si chiama dopamina, un neurotrasmettitore che viene prodotto dal nostro cervello ogni volta che compiamo un'azione che ci gratifica e che quindi ci motiva a ripetere quell'azione per provare di nuovo soddisfazione. Il problema è che la dopamina non è selettiva, se un comportamento innesca il rilascio di dopamina saremo spinti a rifarlo, indipendentemente dal fatto che per noi sia una cosa buona, come nutrirci, fare sport, fare sesso, o che per noi sia dannosa, come giocare alle slot machine, assumere droghe, perdere un'ora su TikTok. In quest'ultimo caso, inoltre, la faccenda è più subdola perché non abbiamo la netta percezione che sia una cosa dannosa e quindi lo facciamo in buona fede. Il rilascio di dopamina a lungo andare genera l'abitudine e, in casi estremi, la dipendenza. Ora, negli Stati Uniti qualcosa si sta muovendo perché sono oltre 40 gli stati che hanno intentato causa a Meta, accusando l'azienda di creare deliberatamente dipendenze e di danneggiare la mente dei più giovani. Siamo alla soglia di una nuova forma di proibizionismo? Oppure sarà tutto inutile perché tanto è come chiudere il recinto una volta che i buoi sono scappati? E paradossalmente, per parlare dei danni dei social, dove farlo se non sui social?